Se le mie storie non ti rincuorano, consolati sapendo che hai fatto ciò che pensavi fosse meglio per la sicurezza di tuo figlio. Anche queste creature lo sanno. I genitori non hanno scelta. Non sei sola. Tombe di elfi chiari, un intero mausoleo. Ma perché qui e non nel tempio? Bella domanda. Senza una risposta. Un gioiello. Oh? Mettimelo su un corno. Vediamo come mi sta. No. Biblioteca elfica. Un archivio di sapere. Non ci sono elfi chiari. Per ora. Forse se ne sono andati. E possiamo dare un'occhiata. Mm.
Questo era l'ultimo schema mancante. Penso che presto avrete delle nuove else per le spade. Questi testi non bastano a placare la guerra elfica, ma proibirne l'accesso è utile solo a coloro che vogliono prolungarla. Prendendo esempio da Odino. Già, un bel vantaggio per gli elfi chiari. Il libro è sigillato, ma c'è un'iscrizione. Il console. Bigvir parlava di un esule con quel nome. È probabile che volesse controllare proprio quel testo. Tutta la conoscenza dei loro antenati, la loro storia condivisa, la poesia, lasciata qui, abbandonata. Che spreco. Ah, la bibliotecaria vorrebbe dire qualcosa. Lata Frambok. A quanto pare rivuole il diario. No. Usa il colpo di scudo! Lei crede di proteggerli nascondendo loro tutta questa conoscenza? Gli elfi non devono proteggersi dalla loro storia. Devono accedervi. Inizia un nuovo capitolo. Sono colpita. Pensavo volessi ucciderla. L'ultima volta che siamo stati qui dopo la morte di Fey, ho ucciso un elfo molto importante. Le conseguenze per la sua gente sono state nefaste. Non voglio ripetere l'errore. Degli elfi chiari. È enorme.
Un pegno. Un distintivo d'onore. Gli elfi ne hanno creati diversi. Li appendevano fuori dalle loro dimore per mostrare sostegno a mio fratello. Ecco tutti i tributi di Freyr. Preferisci che li conserviamo? Come vi pare. Se Freyr non li ha voluti con sé quando ha lasciato Alfheim, credo che non gli importerebbe se li vendesse in nano. Un monumento a Freyr. Chissà se l'ha mai visto. Strano, queste rune sono buie. Sono felice di vedere Freyr ricordato così. Ma a che serve tutto questo? È difficile dirlo senza iscrizioni. Ma sembra che gli elfi abbiano costruito questo posto insieme, chiari e scuri. Ciò significa che è stata la loro prima collaborazione nell'arco di generazioni. Ovviamente non significa pace, ma ha lo scopo di un monumento, qualcosa che simboleggia la possibilità di pace. Se questa statua è sopravvissuta all'assenza di Freyr, così non è stato per la tregua. I monumenti sono inutili se il loro messaggio viene ignorato. Non ha creato la tregua solo con la diplomazia. Sono stati il suo fare divino, la sua presenza a guarire la terra e disseminare la pace. Ma poi se n'è andato. Avrebbe dovuto sapere che fare. Beh, aveva i suoi motivi. Un imbecille aveva convinto sua sorella a sposare un pazzoide. Cristalli contengono luce propria. È vero. Di solito avremmo dovuto fornire la nostra. Forse posizionando un cristallo dall'altro lato potremmo fare luce sul mistero. Ma dai. Che i monumenti sono inutili. Perché ripararlo? È stato nascosto per molto tempo. Forse ora può servire come monito. Già, nulla trasmette la storia alla gente come del luminoso marmo scolpito.
A quanto pare ora possiamo leggere l'iscrizione. La luce dei cristalli ora è nella sabbia. Guardate un po'. Dopotutto il dono di Freyr resiste. O meglio, lo rende presente. Non fai ridere. Qualcosa di illuminante? Anche quando Freyr era qui, la pace era fragile. Un barlume di luce in più nel deserto non è sufficiente affinché sia duratura. Prima di incontrare Freyr, non potevo immaginare una vita in pace. Dopo che è morta, nei viaggi a Jotunheim, ho trovato la mia pace. Che sia duratura è una mia responsabilità. Spero solo che ora la sua guida sia duratura. Lo vedremo. Ma lui ha dato loro un'occasione. Bellissimo. Un fior d'alba. Un'altra bestia dormiente, opera di Albis Piedipietra. È solo un'ipotesi, ma il cimelio che abbiamo trovato potrà risvegliare i troll.
Forse possiamo riportare questi due animali a Vanheim, o magari a Midgard, no? Faranno compagnia a Speki e Svanna, le cucce ci sono. Non andrebbe bene per loro. Quando un predatore si adatta a un territorio, è crudele spostarlo. Forse hai ragione, anche aspetta. Se qui... ci sarà un volta. La lapide. Un altro berserker vuole combattere. Galdi l'impassibile. Il re ci condurrà! Cacciare questi berserker mi ricorda la ricerca delle Valchirie di due inverni fa. Vedo le somiglianze. C'è una differenza. Le Valchirie non le odiavi. Fratello, apprezzo il tentativo, ma non conosci l'intera storia. Però so come ci si sente a essere traditi e come ci si sente a ottenere vendetta. Vorrei solo risparmiarti la delusione. Io... Freyr amava allevare cuccioli di Gulon a Vanheim. Mi chiedo se questi due siano i discendenti dei Gulon che portò qui tempo fa. Ciò spiega come siano giunti nel deserto. Un altro dono per gli Elfi Scuri. Perché questi due cuccioli sono legati alla slitta? Mai provato a volare in una tempesta di sabbia? Freyr avrà mostrato agli Elfi Scuri che i Gulon potevano trainare gli aratri. Dopo la tempesta di sabbia devono averli usati per altri scopi. Immagino che ora servano per viaggiare in superficie. Questo è l'ultimo dei poemi di Kvasir, peccato. Perché non ne scrivi uno? È da un po' che non intingo la penna per scrivere poesie, ma forse è il momento di riprendere?
arriva qualcosa e non è felice. Un drago! Che diamine ci faceva un drago lì dietro? La penso proprio come te. Chi imprigiona un drago? Non so se essere più stupito o inorridito. A ogni modo, è finita.